È stata effettuata ieri presso il Murri di Fermo l'autopsia sul corpo della 33enne moldava Galina Banea, che è stata trovata morta da una passante all'alba di lunedì 28 agosto sul litorale sud di Porto Sant'Elpidio. L'ipotesi più accreditata resterebbe quella della morte per annegamento, ma la perizia sull'esame autoptico svolto dal dottor Alessia Romanelli, responsabile della medicina legale di Fermo, con il collega Luca Pistolesi, verrà depositata entro 90 giorni, come previsto dalla legge. Si è ancora quindi nel campo delle ipotesi sulle cause del decesso, che non possono certo prescindere dalle condizioni del ritrovamento del cadavere, seminudo, con indosso solo un reggiseno e una maglietta, circostanze che fanno molto pensare le persone che abitano nella zona del cosiddetto ferro di cavallo a Porto Sant'Elpidio. La sicurezza c'era poco e niente qua, perché la gente ha paura di viverci addirittura. Lui ha subito un furto, questo signore qua, da suo appartamento qua. Non è, capisce? E qui c'è tutta un ramaiuto. Non so come fanno a trovarsi qua. Fatto sta che questo è un quartiere abbandonato, perché siccome l'inverno rimane vuoto, non c'è nessuno. Allora la gente cosa può fare? Viene solo qua e basta. Quindi dovrebbero fare in modo che tutta questa cosa qui non esistesse più, oppure che ci sia una lotta continua. E tutte le notti, bene o male, quel bar lì, sotto lì, c'è sempre un casino, che bevono, si ubriacano e poi dopo alle 3 di notte, alle 3 di mattina, 4 di notte, alle 5 a volte. C'è sempre a cagnare. La sicurezza nella zona sud della città è molto importante anche in considerazione del confine con il quartiere fermano di Lido Tre Archi, e i cittadini, residenti stabili o stagionali, continuano a chiedere più controlli da parte delle pattuglie e delle telecamere. E quindi ha visto anche il cadavere? Leggermente l'ho visto perché era coperto, però io ho visto leggermente un po' il bracciale. Non mi hanno fatto avvicinare perché ho detto: guardi, mi sembra quel bracciale, lo conosco. No, no, via, via, via. Poi arriva il magistrato e voi via. C'è paura dopo questo fatto? No, No, paura no. no, paura non c'è, però c'è anche meno sicurezza. Risiedono proprio in quella curva che porta al lungomare due pregiudicati più volte interrogati dalla squadra mobile della Questura di Fermo, che continua ad indagare senza sosta per ricostruire le ultime ore di Galina Banea e chiarire le circostanze della tragica morte.